Sì, buongiorno a tutti, grazie Enrico. Voglio subito trasferirvi la mia personale soddisfazione, veicolando anche quella del club e della proprietà, per presentarvi oggi Filippo Pittarello, Filippo Maria Pittarello, che viene a far parte della nostra famiglia dopo un inseguimento insomma abbastanza lungo. E come ben sapete, noi abbiamo affrontato la questione dell'acquisto delle prestazioni sportive di Filippo già nella sessione di mercato scorsa. L'epilogo non fu, diciamo, positivo per una serie di logiche legate al mercato che succedono, però insomma, a certificare quanto noi eravamo convinti e siamo convinti delle qualità e della bontà di questa operazione di Filippo Pittarello, in questa occasione siamo riusciti, grazie alla volontà del giocatore, che sottolineo, di venire a giocare per noi, perché Filippo Pittarello era nelle mire anche di altre società importanti, quindi la volontà di Filippo di venire a giocare da noi, la volontà del club di riuscire a realizzare questa operazione di mercato, il gradimento da parte mio indubbiamente, ma anche dell'allenatore, insomma, e le componenti si sono incastrate in modo tale che l'operazione si è resa possibile. Colgo l'occasione anche per ringraziare la Virtus Verona, che comunque si è seduta al tavolo rendendo poi possibile la realizzazione dell'operazione stessa, visto che ne deteneva i diritti di prestazione. Che dire, Filippo Pittarello lo conoscete bene anche voi, l'anno scorso è stato uno dei giocatori che secondo me hanno meglio figurato contro di noi nelle occasioni in cui abbiamo giocato contro. Ha dimostrato di essere un giocatore performante, ha le caratteristiche tecniche, tattiche, ma anche vorrei dire motivazionali e di percorso, secondo noi giuste per trovare qui una sua consacrazione personale, uno, e poi anche un respiro più ampio in secondo luogo. Quindi non vi nego che sono molto contento di essere riuscito a portare a termine questa operazione, e ringrazio, come sempre succede, il club per avermi dato la possibilità di poter riuscire in questa trattativa, che non è stata per la sua genesi molto, molto facile fin dall'inizio. Quindi siamo molto contenti di avere Filippo qua, e ci auguriamo che lui venga ad impolpare la nostra rosa, si metta a disposizione del nostro mister, e che insieme ai suoi compagni, i suoi nuovi compagni, possa fornire prestazioni importanti, finalizzate a, come sempre, tentare di vincere tutte le partite possibili, che è il nostro, che è e rimane il nostro obiettivo principale. Rossi, Teleromagna, Corriere Cesenate. Ti chiedo innanzitutto come mai hai scelto Cesena rispetto alle altre squadre che ti hanno venuto vicino. Beh, intanto buongiorno a tutti e ringrazio il direttore per le parole dette finora. Ringrazio la proprietà per aver reso possibile questo mio trasferimento. E dai, Cesena secondo me è il posto dove dovevo essere in questo momento. Già quest'estate, da parte del direttore, tramite il direttore, c'era stata la volontà di venire qui, poi le cose non sono andate nel miglior dei modi. Però ora siamo qui, è la scelta che volevo fare, la proprietà ha deciso di puntare su di me, e quindi secondo me, vista la volontà da ambo le parti, è giusto che io sia qui in questo momento. Ciao Filippo, Giacomo Giunchi, tutto Cesena. Tornando appunto a quest'estate, è stata per te una grossa delusione, diciamo, non essere riuscito già ad approdare l'anno scorso qui a Cesena, o comunque te, ho visto anche dai tuoi numeri, sei riuscito comunque a tenere un buon ritmo anche alla Virtus Verona, nonostante questo trasferimento saltato? Diciamo che la mia volontà di quest'estate era quella di venire qui a giocare, e poi noi siamo dei professionisti e dobbiamo comportarci come tali.
il fatto che non sia andato a buon fine il trasferimento non voleva dire che io dovessi denigrare il fatto di rimanere a giocare per la Virtus Verona. Sei mesi dopo è riuscito a rendere possibile il direttore e la società questo trasferimento, e quindi il fatto che non sia mai stato mollato ha fatto sì che tutto andasse per il meglio e che oggi io sia un giocatore del Cesena. Buongiorno, benvenuto Alessandro Burioni, Corriere Romagna. Ti chiedo questo: tu hai fatto una lunga gavetta, perché hai fatto 6 anni, sei campionato di Serie B. Come mai l'attaccante in Italia sboccia un po' più tardi in tanti casi? Me lo sono chiesto tante volte, faccio fatica a darmi una risposta, forse la più facile da spiegare è il fatto che, essendo diverso dagli altri ruoli, perché facciamo finta che la squadra sia un imbuto e tu sei la fine di questo imbuto dove esce tutto attraverso i gol, e è un ruolo con delle responsabilità maggiori. E quindi il passare del tempo magari fanno prendere fiducia nei propri mezzi e fanno sì che a livello personale, caratteriale, si maturi un po' dopo, diciamo. Uno che scommetteva su di te da quando sei giovane era, per esempio, Spagnoli, presidente del Molese, che ha sempre parlato benissimo di te, anche se Imola ha avuto un'esperienza poco fortunata, diciamo. Poi però in ultimi 2 anni hai fatto tantissimi gol, perché sono 31 minuti in questo giorno. Ti sentivi già pronto in precedenza per il palcoscenico, cioè per la Serie C, prima di che arrivasse la Virtus Verona? Come ho detto prima, purtroppo gli episodi e le annate vanno in base a quanto prolifico è un attaccante. E a livello realizzativo magari sì, gli ultimi 2 anni sono stati i miei anni migliori e sono quelli che mi hanno permesso di essere in una categoria nuova, più importante, ma sinceramente anche gli anni prima evidentemente qualcosa ho sbagliato, non sto dicendo che è colpa di qualcun altro, perché alla fine in campo ci andavo io. Il fatto è che magari un giocatore si sente pronto non solo in base ai gol, ma in base alle prestazioni. Alla fine è sempre il campo che parla, e quindi mi sentivo pronto già magari con delle prestazioni importanti, magari non continuative come quelle degli ultimi 2 anni, però comunque importante. Ma c'è così tanta differenza tra la C e la B? Ma penso che la differenza sostanziale tra le categorie sia la velocità di pensiero, le qualità tecniche generali dei giocatori, perché come in Serie D puoi trovare dei giocatori veramente forti, in Serie C, in Serie B e in Serie A magari l'asticella si alza e il livello è generalmente tutto più alto. Quindi sì, c'è differenza, c'è una grossa differenza, però magari pescare da un bacino del genere ti permette di trovare dei profili interessanti, anche se le categorie sono più basse. Filippo, nel giro di pochi anni sei passato dalla Serie D alla Serie C, a un club di alta Serie C, come possiamo definire il Cesena, e anche il DS della Virtus Verona diceva che te volevi appunto fare uno step in più in carriera. E che step, in cosa consiste questo step qua a Cesena? Per me trovarmi qui in questo momento è la consacrazione del lavoro che ho fatto in questi anni, perché parliamoci chiaro, cioè Cesena non è una piazza normale di serie C, ne parla la storia, ne parla lo stadio, ne parla, mi auguro di vederlo molto presto, i tifosi. E il fatto che io abbia cambiato dalla Virtus Verona, che porterò sempre nel mio cuore e rispetterò sempre perché mi ha dato la possibilità di essere qui, al Cesena, mi auguro di riuscire ad andare in Serie B con il Cesena, deve essere il mio trampolino di lancio, e soprattutto voglio fare bene qui a Cesena. Stefano Benfroni ha letto del cammino di Cesena, cosa vuoi dare a questa squadra?
cosa puoi dare a questa squadra e con quale atteggiamento arrivi in questa nuova squadra? Arrivo con la consapevolezza che sono un acquisto importante fatto da una nuova dirigenza, da una nuova società, dal direttore che mi ha fatto capire attraverso i gesti anche di quest'estate la volontà di avermi qui. Quello che posso dare, che mi auguro di poter dare, è continuità nei risultati, completare una rosa che a parer mio è super competitiva, perché sennò con delle corazzate tipo Modena, tipo Reggiana, Pescara, Entella, e non si troverebbe al terzo posto in classifica, con l'ambizione di continuare a migliorarsi e rimanere lì e provare a rosicchiare qualcosina. Mi auguro di dare il mio contributo ogni partita, ogni allenamento, e a livello individuale di migliorare, perché sono qui con la consapevolezza che posso migliorare ancora tanto. Cosa pensi della squadra cesena, vista, se l'hai vista fino a questo momento, o se non l'hai vista cosa ti hanno detto? No, l'ho vista, perché sabato comunque era allo stadio. Sabato era allo stadio e l'anno scorso ci ho giocato contro, e l'organico, dai, un 60-70% è rimasto quello, e almeno dai, l'allenatore è rimasto quello, e quindi le idee di gioco più o meno sono rimaste quelle. È una squadra che già l'anno scorso mi aveva impressionato, e non lo dico perché mi trovo qui, ma realmente a livello di gioco penso sia stata la squadra che più ci ha fatto soffrire l'anno scorso, perché non riuscivamo mai ad andarle a prendere, anche se poi siamo stati fortunati e bravi a portare a casa il risultato. E ho visto una squadra che gioca un calcio vero, che prepara le partite, un allenatore che ti dà delle giocate codificate, che vuole delle cose ben precise, ma ti lascia molto spazio alle caratteristiche e alle idee del singolo, che per me è una cosa importantissima. E quindi sono contento di far parte di questo pensiero di gioco, spero di venirlo a conoscere e metterlo in pratica il prima possibile, e lavorerò per far vedere che ci sto dentro a questi meccanismi. Francesco, volta a Cesena Today, ti chiedo di descriverci le tue caratteristiche, di cui attaccante sei, soprattutto in base alle tue caratteristiche, se preferisci fare il parto da solo, così trovi in tandem con magari un Bortolucci, un Torino, un Maturano. No, diciamo che sono un attaccante a cui piace molto fraseggiare, a cui piace molto giocare in coppia. Posso fare anche la punta da solo, però per caratteristiche mi piace di più avere un compagno, un trequartista, due trequartisti vicini. E a livello di caratteristiche sono un attaccante a cui piace andare in profondità, quindi avere la porta davanti, ma allo stesso tempo fisicamente riesco a tenere palla anche girato di spalle, a far salire la squadra e a giocare anche spalle alla porta. L'anno scorso, quando sei venuto qua a giocare, hai fatto anche gol, eri la spalla di Arma, quindi hai giocato la seconda punta. Poi nel secondo tempo hai fatto l'esterno di centrocampo praticamente, quindi sei anche molto duttile, hai anche volume di gioco, oltre che qualità sotto porta in zona gol. Sì, disponibilità. Sì, chiaro, e la partita dell'anno scorso me la ricordo benissimo. È stata una partita, come dicevo prima, che all'inizio ci ha messo in grossa difficoltà, e quindi ci siamo trovati io e Arma a dover fare reparto da solo. Magari le palle che arrivavano erano poche, perché la palla ce l'aveva sempre il Cesena, e mentre al secondo tempo abbiamo cambiato un po' volto alla gara, abbiamo detto aspettiamo un po' di più loro, e sono andato a sfilarmi verso l'esterno in modo da cercare
un po' più spazio e sì, sono un attaccante, sono un giocatore generoso, quindi se all'occorrenza dovesse servire abbassarmi, allargarmi o far la punta là da solo, diciamo che non c'è nessun tipo di problema. Avrei visto che Genoa gioca leggermente in modo differente rispetto all'anno scorso, quest'anno, con praticamente un altro di vantaggio, due sotto Bortolussi, perché c'erano Catturano e Ghirini sabato, quando hai visto, poi sono alternati anche Catturano e Bortolussi, alla fine è giocato più coppe. Tu, trequartista, puoi giocare in questo contesto? Sì, proprio ieri parlando con il mister è venuta fuori questa domanda e la risposta è sì, io posso giocare sia come punta centrale che come trequartista. Poi, come ho detto in precedenza, il mister lascia molta libertà di pensiero, di movimento, attaccare gli spazi, quindi diciamo che l'identità che ti dà inizialmente di giocare con due trequartisti poi in corso d'opera può essere cambiata a seconda degli interpreti. Perché se poi mi ricordo l'anno scorso, quando nel primo tempo tu avevi anche legato il gioco, cioè fra ti eri messo tra le linee, quindi sai anche legare proprio il gioco da centrocampo e attacco. Sì, esatto, l'anno scorso c'è stata una parte di campionato in cui magari giocavamo inizialmente un 1-2 con un trequartista e io e Arma davanti, e durante la partita veniva cambiato da un 2-1 dove io andavo a fare il trequartista e Arma giocava davanti da solo, quindi posso fare entrambi i ruoli. Chiedo che differenza fa giocare con così tanti tifosi rispetto a quelli della Virtus Verona, ovviamente insomma sappiamo che sono molti di meno. Stiamo parlando di un bel 70-80% di carica agonistica in più che ti dà. Penso che il tifo sia una delle cose belle del calcio, che rientra nell'insieme delle cose belle del calcio. E mi auguro di vederli molto presto, perché guardando dei video, sentendone parlare, è emozionante pensare che ci siano così tante persone a tifare il Cesena e a supportare la squadra. Filippo, tu parli di cose belle, però sabato di fatto è assistito una partita, diciamo, che era senza gli ultra e con la prestazione che è stata una delle meno, diciamo, convincenti della stagione. Questa cosa ti ha trasmesso, diciamo, la partita di sabato? Allora, diciamo che i primi 25 minuti di sabato sono stati, a parer mio, molto convincenti. Ho visto una squadra che aveva delle idee ben precise, riusciva a creare molto. Poi il calcio è strano e se non sfrutti al meglio le occasioni che crei, poi si gioca 11 contro 11, quindi ci sta che l'altra squadra esca, che ti metta un po' sotto e devi. E secondo me è stata brava anche la squadra a reggere l'urto che dopo i primi 25 minuti di dominanza è andata, si è un po' pareggiata, diciamo. Quindi sì, non è stata una delle migliori prestazioni. Però il fatto che non si sia persa una partita, perché parliamoci chiaro, e la Viterbese non è una squadra che a livello di nomi dovrebbe essere ultima in classifica, e le partite vanno sempre giocate ed è consentito magari inciampare ogni tanto. Ci puoi raccontare qualcosa del tuo essere ragazzo al di fuori del campo? Cosa ti piace fare, tuoi hobby, passatempi, manie, passioni, divertimenti? Ma sono un ragazzo semplice a cui piace e ama veramente giocare a calcio, perché al di là che sia un lavoro per noi, per me personalmente è una vera e propria passione, anzi ossessione. Perché c'è il desiderio, la voglia, il sogno di arrivare a giocare in Serie A che ti spinge a migliorarti ogni volta. Mi piace molto seguire l'NBA, sono appassionato di NBA e tra l'altro ne ho parlato anche con la proprietà, che
provenendo dall'America, mi hanno detto che è una cosa che gli piace molto. E mi piace, seguo anche il padel, che è una moda negli ultimi anni, però la conosco già da un po' e basta. Quale NBA, giocatore NBA? Giocatore, ho sempre tifato Kobe Bryant e quindi mi sono affezionato ai Los Angeles Lakers. Poi ci sono un po' di atleti che mi piacciono e che mi ispirano molto, però diciamo che tendo a tifare sempre Los Angeles perché adesso c'è LeBron James che non arriverà mai all'amore che ho provato per Kobe Bryant e che mi ha fatto emozionare per questo sport, però ci va molto vicino.